E allora, rieccoci sempre in diretta. Abbiamo i dati delle aspettative di inflazione dei consumatori nell'Eurozona 12,5, valore inferiore quello di settembre rispetto a quello di agosto che si era assestato a 16,9. Attenzione al sentimento del settore industriale, aspettiamo che poi gli altri vengano pubblicati da Investing e da Trading Economics, dai siti specializzati, ma dicevo attenzione al sentimento del settore industriale perché si a meno 11,1, l'aspettativa era meno 9,5, quindi un'aspettativa migliore rispetto al dato pubblicato, che quindi fa sostanzialmente un passo indietro ed è comunque però migliore rispetto al dato precedente che era attorno ai 12. La situazione, guardando il grafico, è questo e sostanzialmente è il dato migliore delle ultime 5 rilevazioni, degli ultimi 5 mesi, seppur rimanga al di sotto dello zero, abbondantemente sotto lo zero, mi verrebbe da aggiungere, dato che siamo a meno 11,1, ma è migliore rispetto a meno 12,7 di agosto. Quindi, insomma, la situazione dal punto di vista del sentiment del settore industriale migliora, anche se di strada, insomma, ce n'è da fare ancora parecchia. E allora, a proposito di strada, da fare e di tanta strada da fare su alcuni concetti, su alcune misure, su alcuni obiettivi che riguardano il nostro paese, ma non soltanto. Questa dichiarazione che vedete inquadrato sulla stampa da parte di Visco, che è stato poi ripreso un po' da tutti i giornali, sta facendo discutere sul MES e sul Recovery Fund. Argomenti complessi, noi proviamo in qualche modo a spiegarvelo in maniera semplice, ma anche precisa, con il nostro prossimo ospite, che è Gianfranco Fabi, editorialista economico. Ben trovato Gianfranco, direttamente dalla Bocconi, giusto? Giusto, grazie mille, buongiorno a tutti, buongiorno a chi ci ascolta dal giardino della Bocconi. E allora Gianfranco, ti chiedo, vedi, il titolo che abbiamo messo è MES e Recovery Fund, a che punto siamo? Visco, il governatore della Banca d'Italia, ha benedetto il meccanismo, insomma, di sostegno dell'economia previsto appunto dall'Unione Europea, dicendo per il nostro paese saranno solo vantaggi, se spesi bene nessun problema. Ovviamente i solchi, chi fa muro sono sempre loro, è l'opposizione, la Lega che attacca Banca Italia, che fa? Fa propaganda politica? E allora, insomma, si parla anche, insomma, soprattutto di sanità come Certo. settore da sostenere attraverso il MES. Dunque, Visco, che viene accusato di monopolizzare un po' l'argomento sul MES in maniera troppo politica, e poi c'è anche un recovery fund che, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe non essere più certo per quanto riguarda le disponibilità dell'Italia. Io però direi, Gianfranco, di andare con ordine. Ripartiamo dalle dichiarazioni di Visco. Dacci un tuo giudizio se effettivamente si è sbilanciato troppo o se, insomma, in questi casi, in questo periodo, una dichiarazione di questo tipo deve essere per forza indicato come qualcosa, insomma, qui non si parla di destra e di sinistra, si parla di benessere, di salute, di esigenze del paese. Ma indubbiamente Visco infatti ha premesso il suo intervento dicendo da un punto di vista economico, quindi tenendo presente solo i parametri dell'economia, i vantaggi che ci possono essere da questo prestito del MES. Quali sono questi vantaggi? Visco li ha illustrati molto bene, sono i vantaggi della rapidità, è un prestito disponibile subito, sono i vantaggi del tasso di interesse, il tasso di interesse è praticamente a zero, sono i vantaggi del fatto che è un prestito che dura 10 anni e che quindi può essere rimborsato nell'arco di questi 10 anni, probabilmente negli ultimi anni, non subito. Ecco, quindi questi sono i vantaggi del MES, vantaggi che ovviamente sono collegati al fatto che il MES è in questa fase vincolato alle spese sanitarie, alle spese per contrastare l'epidemia. E
tutti noi vediamo come ogni giorno l'epidemia sia un problema più per gli altri paesi, ma anche per l'Italia, e quindi come sia importante avere dei fondi per riuscire a contenere l'epidemia, quindi a tracciare, a fare dei tamponi, a cercare di isolare chi può essere contagioso. In questo momento il MES può essere subito utilizzato. Ecco, il problema è politico e Visco non ha voluto entrare nel tema politico e quindi si Giustamente. sbaglia chi dice che Visco ha fatto un'invasione di campo. Forse avrebbe fatto un'invasione di campo stando zitto, perché dall'alto della sua rilevanza, appunto anche istituzionale, dare dei giudizi economici è del tutto evidente che può farlo. E quindi dal punto di vista politico c'è di fronte il fatto che una componente del governo, la componente principale del governo, cioè dei 5 Stelle, è fortemente ostile al MES. C'è proprio oggi un'intervista del sottosegretario Laura Castelli al Corriere della Sera in cui dice: ma del MES parleremo quando sarà il momento. Ora, se io fossi stato il giornalista che lo intervistava, gli avrei detto: ma scusi, se non ora, quando? Perché in questo momento c'è bisogno di avere una forte reazione sanitaria, di contenere l'epidemia, di evitare che succeda quanto sta succedendo in Spagna e in Francia. E quindi ci sono bisogno di fondi per la sanità. Non è detto che si devono prendere tutti i 36 miliardi, cioè il 2% del PIL che il MES metterebbe a disposizione. Se ne possono prendere anche 10, 15, 20, distribuiti magari in qualche anno, non si devono spendere tutti. Però una forte azione sul fronte sanitario che riesca a moltiplicare i tamponi, moltiplicare le analisi epidemiologiche e quindi a contenere l'epidemia, penso che sia nell'interesse di tutti. Ecco, se mi posso permettere, è un po' irresponsabile a questo punto, da un punto di vista politico, io non posso essere tacciato appunto di invadere il campo della politica, è un po' da irresponsabili respingere questa possibilità di fare una forte azione di contrasto alla pandemia. E allora questa è la situazione, questa diciamo, è la prima disamina che facciamo insieme a Gianfranco Fabi sul tema del MES e sulla esigenza di insomma, avere la disponibilità di prestiti a buoni tassi agevolati, insomma, per potersi permettere di sostenere altre spese a livello sanitario. Diversa, ma forse neanche più di tanto, la situazione che riguarda il recovery fund, nel senso che anche Visco ha parlato anche di recovery fund, ovviamente, dove è intervenuto il governatore della Banca d'Italia, è intervenuto al Festival dell'Economia di Trento, un appuntamento annuale, insomma, che si ripete da tantissimi anni a questa parte. Sul recovery fund Visco ha detto tra le varie cose bisogna recuperare i ritardi che l'Italia ha sul fronte dell'istruzione e sul fronte della ricerca, settori in cui spesso ci capita purtroppo di vedere il nostro paese all'ultimo posto quanto riforme strutturali e quanto a crescita appunto proprio del settore, ma c'è anche chi dice attenzione perché siamo un po' in ritardo sul Recovery Fund, non abbiamo ancora presentato determinati documenti all'Unione Europea e soprattutto non è così sicuro che riusciremo a ottenere il Recovery Fund in tempi brevi. Ancora una volta c'entrerebbero i paesi definiti frugali da qualcuno, magari i paesi più attenti, ecco, al bilancio, secondo altri, sta di fatto che si tratterebbero dei paesi del nord. In tutto questo Conte ha cercato di spegnere il fuoco dicendo non ci sono ritardi. Non c'è alcun problema, siamo nei tempi previsti, lasciateci lavorare. Verrebbe da semplificare in qualche modo l'intervento di Giuseppe Conte. Gianfranco, che idea ti sei fatto? È solo anche qui un gioco politico cercando di mettere in difficoltà un governo che sul fronte del contenimento sanitario al momento sembra se la stia cavando bene o effettivamente abbiamo la strada appunto per arrivare al recovery fund è ancora lunga e complessa? Ma indubbiamente bisogna dire che i due strumenti sono abbastanza diversi. Il MES è un fondo che esiste già, è immediatamente disponibile e quindi ha delle regole che sono state fissate, che sono state cambiate negli ultimi tempi per destinarlo alle spese sanitarie. Il recovery fund è tutto da costruire, c'è un'ipotesi politica approvata dai 27 paesi prima dell'estate, ma che però va messa in atto. Il primo punto in cui viene messa in atto dovrebbe essere il 15 ottobre, in cui i paesi dovrebbero presentare
presentare i loro progetti di massima, le linee guida, come si dice, per gli interventi del recovery fund. E quindi a questo punto il 15 ottobre non è ancora venuto, quindi ha ragione Conte a dire che possiamo essere in tempo a presentare questi progetti. C'è chi dice che questi progetti sono solo una cosa vaga, una cosa che non è ancora definita, non è ancora precisa, e quindi c'è ancora molto da fare per rispettare appunto quelli che sono i principi su cui sono stati approvati i fondi del Recovery Fund, quindi il rispetto dell'ambiente, la protezione dell'ambiente, quindi le infrastrutture, quindi il rilancio dell'istruzione. Ecco, a grandi linee, diciamo, la cornice sul fronte italiano ci può essere, ma mancano poi la definizione precisa degli interventi, e sappiamo che in Italia nell'attuare gli interventi, nell'attuare le infrastrutture, c'è sempre qualche problema, c'è sempre qualche ritardo, c'è sempre qualche autorizzazione in più da prendere. Quindi l'attuazione del Recovery Fund presuppone anche una semplificazione molto forte dal punto di vista dell'attuazione pratica dei progetti. E poi c'è l'altro aspetto, cioè il fatto che questo fondo deve essere ancora strutturato. Quindi ci sono dei passi da compiere per metterlo in piedi, per metterlo in atto, per far sì che l'Europa vada sui mercati finanziari a chiedere i fondi poi da distribuire ai vari paesi. E questo è ancora da costruire, come dicevi giustamente prima, anche con l'apporto e con l'intervento dei paesi frugali che tentano appunto di restringere le possibilità operative del fondo e soprattutto di far sì che questo fondo non sia una spesa, come si dice, a fondo perduto, cioè a fondo che non serve a niente, ma che sia a fondo investito, cioè a fondo investito in cose concrete. E qui c'è un altro problema che si porrà, perché sarà il problema delle condizionalità, perché indubbiamente ci saranno nelle recovery fund delle condizionalità, delle verifiche, dei compiti che i paesi devono fare per dimostrare che utilizzano al meglio questi fondi europei. Quindi le condizionalità saranno particolarmente forti per rispettare i principi iniziali e per rispettare appunto anche gli obiettivi del Recovery Fund, che è quello di far riprendere un'economia che sta subendo gravi danni, gravi ripercussioni per la pandemia. Quindi in questa prospettiva i passi da compiere sono ancora tanti, sono ancora difficili, sicuramente non saranno immediati, si prevede appunto che i progetti esecutivi dovranno essere presentati entro i primi mesi dell'anno prossimo, e i fondi, se tutto va bene, arriveranno alla fine dell'anno prossimo. Quindi c'è un anno di tempo in cui bisogna aspettare che questi fondi arrivano. Il momento adesso è quello, dovrebbe essere quello di accelerare sul fronte della spinta alla ripresa e della spinta al contrasto alla pandemia. In questo il governo deve fare molto e non deve basarsi solo e unicamente sul recovery fund. Gianfranco, provo a spostare un po' diciamo il tema da approfondire, nel senso che tu prima hai citato un'intervista all'interno del Corriere della Sera. C'è un'altra notizia che il Corriere della Sera mette in primo piano sul fronte politico, ma non è certo l'unico quotidiano, ovviamente, perché ne parlano un po' tutti. Mi riferisco a una notizia che riguarda Giorgia Meloni, nominata al vertice dei conservatori dell'Unione Europea, la prima italiana a guidare un partito europeo. La fotografia di Giorgia Meloni, l'insegna Fratelli d'Italia, che è il partito che lei guida da ormai diversi anni. Ma al di là della nomina al partito europeo, peraltro poi insomma il Corriere ci propone tutta la serie di altri partiti a livello appunto dell'Eurozona in qualche modo collegati a quello dei conservatori, quindi viene citato il Vox, l'estrema destra al congresso spagnolo, viene citato poi anche il Conservative Party, tutti alleati appunto del partito alla cui guida c'è Giorgia Meloni, c'è anche Diritto e Giustizia in Polonia e anche un partito dei Paesi Bassi. Ma la domanda è, Gianfranco, magari poi da questo punto di vista sentiamo anche gli amici a casa cosa ne pensano. È il primo passo, può essere, perché poi la sfera magica non ce l'abbiamo, può essere il primo passo di un avvicendamento politico ai vertici del centrodestra in Italia, da Salvini a Meloni? Non è una domanda che tiro fuori così a caso, perché lo avranno notato in molti, ma dopo le elezioni regionali e dopo il maxi consenso di Zaia si tende un po' a dire ma forse insomma la Lega è pronta per un cambio al vertice, si percepisce Salvini meno forte di una volta,
O forse sono, mi venga consentito questa espressione un po' libera, sono solo pippe dell'informazione dei media che in qualche modo devono tenere l'attenzione del lettore in qualche modo su di sé, e allora finché si parla di Salvini va bene, anche quando si possono prendere degli spunti che fanno percepire in qualche modo il leader della Lega in difficoltà a fronte di due figure che crescono. Una è Zaia, ma Zaia ha già detto non mi interessa guidare il partito, e l'altra è Giorgia Meloni, che secondo me, se venisse nominata nuova leader del centrodestra, direbbe: beh, questa nomina io non la butto via. Perdona l'intro lunga, ma insomma mi sembrava doverosa. Gianfranco. Beh, è difficile prevedere il futuro come sempre, cioè sarebbe facile prevederlo, ma è difficile indovinare poi quale sarà il futuro. Però bisogna tener conto di una cosa, come già nelle scorse elezioni, ancora adesso c'è un patto all'interno dei partiti del centrodestra per cui il leader del partito che prende più voti alle elezioni diventa anche il candidato a Presidente del Consiglio, quindi il leader di tutta la coalizione. È stato così dalle ultime elezioni, si pensava che potesse essere Forza Italia ancora il primo partito e un po' a sorpresa invece la Lega è avanzata e quindi Salvini è diventato il leader del centrodestra. Poi un centrodestra che si è spaccato perché poi Salvini ha fatto l'accordo con i 5 Stelle lasciando appunto ai margini sia Forza Italia sia Giorgia Meloni e i suoi Fratelli d'Italia. Ecco, il futuro quindi direi che per vedere quale sarà il leader del centrodestra bisognerà aspettare le elezioni. Se dalle elezioni Fratelli d'Italia riuscirà a superare anche di un solo voto la Lega, allora il leader del centrodestra sarà Giorgia Meloni. Però indubbiamente se guardiamo agli ultimi mesi la tendenza è quella di una flessione della Lega e di un avanzamento di Fratelli d'Italia. E quindi se si va avanti con questa tendenza non è impossibile che ci sia anche il sorpasso da parte di Fratelli d'Italia sulla Lega. Però mi sembra, se posso anche aggiungere un'osservazione su questa nomina di Giorgia Meloni al vertice di un partito europeo, perché Fratelli d'Italia, soprattutto Giorgia Meloni, è sempre stata fieramente anti-europea, fieramente anti-euro, fieramente contro tutte le possibilità che l'Italia appunto continui sulla strada di affidare un po' di sovranità a livello superiore, a livello europeo. Ora, un impegno europeo forse potrebbe portare anche, non certo forse a riconoscere i vecchi principi, ma a proseguire su una strada su cui potranno incidere anche nuove idee, nuove possibilità, che però non rinnega l'Europa in quanto tale, non rinnega il progetto europeo, non rinnega la solidarietà, anche perché in fondo si può essere contro l'euro. Però questi miliardi, questi 200 miliardi che dovrebbero arrivare dal Recovery Fund sono miliardi in euro e quindi non è tanto coerente accettare questi soldi e criticare la moneta con cui sono pagati. E quindi in questo senso io vedo anche una prospettiva che può essere un'evoluzione come c'è spesso nei partiti, come giustamente può esserci anche sul fronte della destra italiana, che si avvicini un po' di più a una solidarietà europea. E abbandoni almeno un po' un sovranismo, un nazionalismo, una difesa molto, molto diciamo, limitata del proprio paese, che in questo modo, in questo momento, in questo mondo di globalizzazione, nonostante tutto, sarebbe qualcosa che frena la società, che frena l'economia. Quindi, pur con giudizio, pur con tutte le necessarie cautele del caso, però una svolta europea dei Fratelli d'Italia, secondo me, è da salutare positivamente. Beh, Gianfranco, in fondo siamo abituati anche a questo. Abbiamo visto un Movimento 5 Stelle che si dichiarava il partito anti-europeo per eccellenza, anti-coalizione per eccellenza, ed eccolo che invece ha fatto ben due governi utilizzando le coalizioni, quindi dimostrandosi quasi il partito che conosce meglio la nostra Costituzione rispetto a molti altri che magari le coalizioni le fanno tappandosi il naso, ma in maniera anche un po' precaria, nel senso che abbiamo assistito più volte a cadute di maggioranze piuttosto fragili, e così come le alleanze tra lo stesso centrodestra, insomma Salvini aveva anche detto mai più con Berlusconi, e lo stesso PD col Movimento 5 Stelle, insomma alla fine si gira sempre attorno a questo punto, si accende la lucina del On Air, e io, esponente che sia del Fratelli d'Italia, di Lega, del PD o di Forza Italia, io dico: mai con te partito avversario,
necessario, piuttosto non vado al governo, vado all'opposizione. Poi si spegne magari la lucina dell'on-air ed ecco che, insomma, partono, non voglio chiamarli inciuci perché è un'espressione, insomma, viene considerato in maniera, ha un po' una connotazione negativa, però, spenta la lucina, ecco che gli accordi si fanno perché senza accordi non si va da nessuna parte. Sì, indubbiamente la politica è fatta di pragmatismo, è fatta di ideologie al momento della propaganda, diciamo, della raccolta del voto, e poi è fatta di pragmatismo quando si deve andare nel concreto, si deve andare a governare. In fondo è giusto che sia così, perché il paese va governato, il paese ha bisogno di un governo che rispetti il più possibile la volontà degli elettori, ma come vediamo ormai da anni non c'è una maggioranza chiara e quindi i compromessi sono inevitabili. Il problema è che dovrebbero essere compromessi al rialzo, compromessi che guardano in avanti, non compromessi che frenano tante cose per non decidere, come peraltro sembra in questo periodo, proprio tornando al MES, il fatto che ci sia una coalizione in cui i due partiti sono d'accordo sul fatto di stare al governo, ma non sono d'accordo su che cosa fare stando al governo. Ecco, che frena una grande possibilità per l'Italia. Quindi i compromessi sono necessari, ma l'augurio è appunto che i compromessi comportino anche il fatto di guardare avanti. Si può benissimo rinunciare a vecchie posizioni ideologiche, hai fatto anche tu un elenco abbastanza ampio di posizioni che sono cambiate negli ultimi anni, però la prospettiva dovrebbe essere quella veramente di aiutare il paese a crescere, aiutare il paese, aiutare tutto il paese a crescere con interventi che siano positivi, che siano costruttivi, che sfruttino le opportunità e le occasioni e che non facciano prevalere appunto solo le posizioni di parte. Ecco, in questo poi come sarà il futuro fa parte del regno delle possibilità e del regno appunto delle scelte poi che si faranno. Probabilmente il futuro politicamente sarà ancora lungo in teoria, perché le elezioni del 2023 dovrebbero essere raggiunte, perché nessuno dei partiti ha interesse a far saltare la legislatura in questa fase in cui si andrà al voto con un Parlamento con ranghi molto ridotti, e quindi soprattutto i 5 Stelle veramente potranno vedere ridotta a un quarto la loro rappresentanza parlamentare nel caso si votasse per un nuovo Parlamento in tempi brevi. Però c'è anche da dire che questo governo sta in piedi perché ha una maggioranza al Senato di pochi voti e quindi di fronte a un eventuale voto di fiducia negativo non sarebbe possibile andare avanti, sarebbe inevitabile una crisi di governo e di fronte a una crisi di governo l'alternativa delle elezioni anticipate praticamente non c'è. E quindi tutto è legato molto, molto a un filo, è legato molto anche alla responsabilità delle persone. E fare politica vuol dire guardare i temi concreti. Se invece si fa politica solo per difendere posizioni di principio, non si va molto lontano e spesso non si va da nessuna parte. So che hai un convegno che ti aspetta lì in Bocconi, ma ti faccio un'ultima Sì. domanda a cui puoi rispondere anche in maniera telegrafica o quasi. Sempre sulla tua età, Genoa, notizia di ieri, 14 positivi al Covid. Si va anche verso i timori, per cui anche il Napoli, squadra con cui ha giocato contro in questo weekend, insomma, possa essere in qualche modo contagiata in maniera piuttosto importante. Che cosa ti aspetti che succeda? Anzi, che cosa speri che accada? Verrà di nuovo bloccato il campionato o verrà bloccata solamente la squadra e si andrà avanti perché the show must go on? Ma la speranza è quella che i casi possano essere circoscritti, possano essere isolati, possano essere appunto in qualche modo che si faccia in modo di evitare che ci sia una ripercussione complessiva, cosa che si sta facendo non solo nel campionato di calcio, ma anche nelle scuole. Sono scuole in cui ci sono dei professori positivi che sono state provvisoriamente chiuse, ci sono aziende che lavorano a ranghi ridotti perché ci sono dei casi positivi. Quindi c'è indubbiamente, lo vediamo ogni giorno, ci sono più di 3.000, 2.000 casi di positività giornaliera in più, e queste sono persone che studiano, lavorano, che giocano a calcio e quindi che in qualche modo incidono nella società. Il problema è tenere sotto controllo e soprattutto il problema è scoprire sempre di più i possibili contagiosi e contagiati, che fortunatamente in gran parte, in grandissima parte, sono asintomatici, cioè non hanno particolari reazioni. Siamo molto di sotto dei livelli
di drammaticità che c'erano stati in febbraio o marzo, in cui le terapie intensive non erano più in grado di accogliere le persone. Siamo decisamente sotto a questi livelli. La malattia ha preso un'altra forma, ma è diventata più contagiosa. Quindi è importante che ci sia la possibilità di circoscrivere, e anche io, appunto, sul futuro del campionato di calcio, come chiedevi, spero che se si rinvia qualche partita, se sono rinviate spesso le partite perché nevicava o perché pioveva, si può rinviare una partita perché qualche giocatore è in isolamento, e quindi questo non dovrebbe essere un dramma. Speriamo di non arrivare a una chiusura totale, ma penso che quello che abbiamo vissuto in marzo-aprile sarà difficilmente replicabile, perché sarebbe qualcosa che taglia veramente le gambe non solo all'economia ma anche alla società. Quindi bisogna avere, appunto, i nervi saldi, cercare di circoscrivere il più possibile, di intervenire il più possibile, di dare, appunto, delle garanzie che il sistema sanitario nei casi più gravi sa intervenire, ma nei moltissimi casi meno gravi sa anche circoscrivere, mettere in isolamento o in quarantena le persone per evitare che questo contagio si diffonda. Ecco, questo è possibile, lo abbiamo visto, l'Italia sta facendo bene su questo fronte, si può sempre fare meglio, e quindi si può sempre fare meglio perché ormai vediamo che più tamponi si fanno, più persone positive si scoprono, quindi più persone positive si scoprono, maggiore è la possibilità di intervenire per circoscrivere l'epidemia. Quindi avanti sulla strada di screening sempre più estesi, e cerchiamo di essere anche tutti disponibili a fare questa scelta, appunto, a mettersi a disposizione, perché la pandemia la si vince tutti insieme, non la si vince solo con degli ordini dall'alto. Gianfranco Fabi, grazie per la disponibilità e grazie per essere stato qui con noi. Buon lavoro e buona giornata. Altrettanto grazie, alla prossima.